32 consigli comunali dei ragazzi di 6 province del Piemonte si sono dati appuntamento il 12 aprile a Vicoforte, in provincia di Cuneo, per partecipare al loro primo raduno regionale. Nati in Francia su invito dell'UNICEF nel 1979, anno internazionale dell'infanzia, i consigli comunali dei ragazzi si sono diffusi e sviluppati anche in Italia come sede in cui i ragazzi possono elaborare proposte per migliorare la città in cui vivono, esprimere le proprie opinioni e discutere liberamente nel rispetto delle regole. L'incontro è stato organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte, rappresentato dal vicepresidente Fabrizio Comba. Questo primo raduno dei consigli comunali dei ragazzi, un momento di incontro importante, formativo, di studio, di lavoro, ma soprattutto di crescita per i nostri ragazzi piemontesi. È stata scelta questa bellissima location di Vicoforte, al di là della sua valenza storica e significativa, ma noi riteniamo che sia soprattutto utile per creare delle prospettive per i nostri ragazzi. Si incontrano, si conoscono, lavorano insieme e insieme possiamo guardare attraverso i loro occhi a un futuro migliore. Nel corso degli ultimi anni decine di comuni piemontesi hanno attivato il proprio consiglio comunale dei ragazzi. Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado hanno dato origine in modo volontario e con la collaborazione degli amministratori comunali percorsi per permettere ai ragazzi di raggiungere diversi obiettivi importanti per la loro crescita, al fine di conoscere e sperimentare i valori della partecipazione. I circa 650 ragazzi delle scuole elementari e medie che hanno preso parte all'incontro sono stati accolti nel chiostro della Casa Montis Regalis presso il santuario di Vicoforte dal sindaco della città Gian Pietro Gasco e dal sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi Giulia Dragone. Siamo veramente lieti di poter a Vicoforte ospitare un evento come questo, il primo raduno dei piccoli consigli comunali del Piemonte. Per noi è una grande occasione per l'aspetto educativo che questi consigli hanno, di insegnare ai ragazzi non soltanto il rispetto delle istituzioni ma anche il funzionamento delle istituzioni, cosa fondamentale anche per il futuro. Gran parte della mattinata è trascorsa tra momenti di discussione e di confronto su temi inerenti alla cittadinanza, la partecipazione e l'ambiente. Ragazze e ragazzi, appartenenti a consigli comunali diversi, si sono suddivisi in una ventina di gruppi di lavoro per mettere in comune le proprie riflessioni e sintetizzarle su cartelloni. Un'occasione di condivisione e di conoscenza reciproca in cui i rappresentanti dei consigli comunali dei ragazzi hanno anche potuto illustrare i progetti di cui sono artefici nelle proprie città. Quest'anno un nostro punto importante è il giornalino. Un giornalino dove ci saranno sia le nostre delibere che tutte le proposte del consiglio, e sia un giornalino a livello scolastico, come raccontare le gite che abbiamo fatto o lavori svolti. E poco tempo fa noi abbiamo anche indetto un concorso per il logo del nostro consiglio comunale dei ragazzi, anche perché avevamo visto che gli altri consigli del Piemonte ne avevano uno. Abbiamo trovato un vincitore e adesso da ora in poi questo sarà il nostro logo. Quest'anno come proposte abbiamo messo i laboratori scientifici oppure di arte, oppure il progetto frutto nelle scuole, che porta molto frutto a scuola e è già in atto. Quest'anno nel nostro comune abbiamo realizzato diverse iniziative, tra cui la Tortona che mi piace, Tortona che amo, nel tentativo di valorizzare la nostra città. Per quanto riguarda il latino e l'epigrafia, infatti nella nostra città sono presenti diversi epigrafi in latino, infatti in quanto la nostra città ha un'epoca, una storia molto intensa e molto appassionante che risale persino all'epoca romana. Abbiamo trattato anche su dei problemi sui social network in cui molti ragazzi sono appunto vittime e abbiamo realizzato in compagnia dei miei compagni dei cartelloni contro la discriminazione, la parità dei sessi e che verranno affissi nei luoghi pubblici della nostra città. Per rinnovare il nostro paese sono stati già svolti molti progetti e siamo intenzionati a farne molti altri per migliorare la vita del nostro paese. Abbiamo deciso con gli altri ragazzi del Consiglio Comunale di attuare dei progetti per rinnovare le aree sportive dell'oratorio, che è un luogo molto frequentato e di unione di noi ragazzi,
e di aggiungere o di cambiare alcuni oggetti nella palestra della primaria di Occimiano, coinvolgendo soprattutto i ragazzi di quinta elementare del nostro paese, che sono i primi utilizzatori della nostra palestra. Da noi vogliamo portare nella nostra scuola e nella scuola delle scuole di Nichelino, vogliamo mettere dei sistemi, dei nuovi computer o per le classi un tablet, un iPad, così diminuisce il costo dei libri e anche il peso. Abbiamo realizzato dei progetti sul tema della legalità, soprattutto in collaborazione con la scuola elementare di Zangani e la nostra scuola elementare di Pino Torinese. In più stiamo cercando di realizzare dei progetti per i giovani, come una sala dove possono andare a vedere dei film e anche un'area cani che a Pino manca. Abbiamo già organizzato molte iniziative, soprattutto per la tutela dell'ambiente. Ci teniamo molto per il nostro paese, infatti abbiamo già organizzato la giornata ecologica, ci siamo divisi in vari gruppi, abbiamo pulito la nostra città e vorremmo continuare a farlo, per così permettere anche ai ragazzi di poter camminare nel verde e non in mezzo all'inquinamento. L'altro anno abbiamo portato avanti il progetto del Parco Olimpico, che serviva per migliorare la struttura che c'è a Pinerolo, come per esempio le aree verdi e i giochi per i ragazzi. Invece quest'anno stiamo portando avanti il progetto per conoscere le associazioni che sono nel nostro territorio. Ci siamo posti molti obiettivi che spero che realizzeremo il più presto possibile nel migliore dei modi. Abbiamo iniziato con la realizzazione di un calendario fotografico di tutte le classi, che poi ci è servito ad autofinanziarci per portare a termine tutti gli obiettivi che ci siamo proposti. Abbiamo fatto la realizzazione di un video sul commercio equo solidale e la scuola come cambia nel tempo, che l'abbiamo mostrato agli anziani della casa famiglia, e poi siamo andati lì da loro e abbiamo organizzato uno spettacolo con la musica e la ginnastica per loro, e c'era un nostro compagno che ha fatto tipo il giocoliere, no? Con il... la motocicletta. I miei programmi erano di riasfaltare le strade di Gallo e fare delle cose sulla scuola. Noi abbiamo realizzato come progetti per il nostro comune, soprattutto per la nostra scuola, un esempio un murales davanti alla scuola, già all'ingresso della scuola, e adesso ne stiamo realizzando un secondo nella facciata anteriore della scuola. Poi progetti per i ragazzi, abbiamo organizzato un ballo di fine anno alla fine dell'anno dove possono partecipare tutti i ragazzi della scuola con un talent show, un piccolo talent show. E adesso un nuovo progetto di pochi giorni, insieme all'amministrazione comunale, stiamo realizzando dei disegni per abbellire tre vagoni di un treno in disuso nella nostra stazione. Abbiamo un progetto sull'ambiente e sull'inquinamento. In pratica, secondo il nostro punto di vista, la popolazione deve abilitarsi per in pratica pulire noi stessi il nostro bellissimo territorio, perché noi aspettiamo sempre lo Stato che prenda iniziative, quando dovremmo essere noi i primi a salvaguardare le nostre bellezze naturali e culturali. Lavori in corso, questo qua è un progetto di laboratori che verranno fatti con degli specialisti, e questi laboratori sono di arte, sport, falegnameria, due progetti. Il primo si chiama Olivolpiano, che sarebbe una specie di cinema per ragazzi. Abbiamo fatto dei progetti con tutto il consiglio del CCR, che dovremmo presentarli all'amministrazione comunale. Abbiamo già fatto beneficenza per la popolazione sarda e abbiamo in mente di fare la giornata ecologica. Per aiutare la mia città vorrei mettere più alberi, diminuire i costi, insomma, di tutto, e poi dopo diminuire l'inquinamento. Abbiamo già iniziato i nostri progetti che sono concentrati soprattutto
dentro e fuori l'ambiente, dell'ambiente scolastico, ma abbiamo anche fatto opere di bene, per esempio il donare giochi usati all'ospedale di Chivasso, al reparto pediatrico. Il nostro consiglio dei ragazzi è rivolto soprattutto per migliorare il nostro paese, il territorio del nostro paese. Per esempio stiamo organizzando molte manifestazioni anche per migliorare il nostro parco con tante iniziative, come per esempio un fiore per il parco, dove delle ragazze e dei ragazzi si riuniscono per creare oggetti che poi alla festa del paese, diciamo, cerchiamo di venderle e dal ricavato riusciamo ad abbellire il nostro paese e soprattutto il nostro parco. Come attività adesso stiamo svolgendo delle aiuole assistite rialzate per gli anziani alla casa di riposo Massimo Lagostina. Abbiamo passato dei pomeriggi con gli anziani, le abbiamo infatti dipinte e ora stiamo incominciando a seminare. Per Natale abbiamo fatto dei mercatini natalizi sotto il comune di Omegna con cui abbiamo raccolto dei fondi che ora stiamo usando per mettere gli specchi nell'istituto comprensivo. Tra i momenti più solenni, l'ingresso ufficiale dei consigli comunali dei ragazzi di Mati e San Raffaele Cimena nel registro regionale dei consigli comunali dei ragazzi. Custodito dal 2008 presso il Consiglio regionale del Piemonte, il registro ha accolto in questi anni l'adesione di un centinaio di consigli comunali dei ragazzi. Nel pomeriggio le ragazze e i ragazzi si sono radunati nel palazzetto dello sport di Vicoforte, abbellito per l'occasione dai cartelloni che condensavano le riflessioni della mattina, per essere coinvolti in attività di animazione e assistere alla rappresentazione dello spettacolo Il Giro del Mondo in 80 giorni, tratto dall'omonimo romanzo di Giulio Verne e messo in scena dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. Un viaggio senza respiro in compagnia del londinese Phileas Fogg e del suo cameriere francese Passepartout, attraverso terre lontane, musiche e luoghi misteriosi. Uno spettacolo dinamico e ricco di suggestioni, una favola moderna per riflettere sul tempo e sul suo inestimabile valore, apprezzato anche dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di Reggio Emilia, ospite d'onore della giornata. Siamo venuti qua oggi perché dovevamo fare la gita annuale, come al solito, e abbiamo saputo che c'era questa manifestazione qui in Piemonte, allora ci hanno invitate e abbiamo deciso che sarebbe stata una bella esperienza da fare tutti insieme. Al termine, la sensazione condivisa di avere trascorso una giornata da protagonisti lungo la strada che porta al confronto e alla crescita e alla speranza di una nuova occasione di incontro. I consigli comunali dei ragazzi del Piemonte si sono per la prima volta incontrati tutti insieme oggi. È stato un momento di festa, di amicizia, di solidarietà. Hanno discusso di temi sulla cittadinanza e partecipazione, sull'ambiente, ma soprattutto hanno fatto la conoscenza che mancava e hanno potuto interagire tutti insieme. Ci eravamo già incontrati negli anni passati, ma sempre solo con delegati. Oggi finalmente hanno potuto trovarsi tutti insieme. Il 12 aprile lo ricorderemo e speriamo poi in futuro di fare di nuovo un raduno e potremmo dire di continuare con il secondo, il terzo, il quarto. Questo è quello che ci auspichiamo.